di cinema, perché giovedì scorso è uscito Il ritorno di Casanova, l'ultimo film di Gabriele Salvatores, uno dei maestri del nostro cinema, autore di 23 film, film culto, alcuni dei quali come Marrakesh Express, Nirvana, Mediterraneo, Io non ho paura, insomma, quelli che conosciamo, premiato con un Davide Donatello, un Golden Globe per il miglior regista, per Io non ho paura, un Oscar, come tutti sappiamo, per il miglior film straniero con Mediterraneo nel 92, e prima di introdurre Gabriele Salvatores, a lui vogliamo dedicare queste immagini. Italia-Marocco, ce lo giochiamo a calcio, si arriva ai 10. Sei scemo. Al futuro, da Firenze, tutta voce sono rientrate nelle facoltà. C'è stato l'8 settembre! E che c'è? Tutti gli anni c'è l'8 settembre. The Oscar goes to Italy. Thank you for this great honor. Signore e signori, Gabriele Salvatores. Grazie, grazie, grazie. Grazie infinite per essere qui ancora una volta. È uscito giovedì scorso, come dicevo, il tuo ultimo film, Il ritorno di Casanova, protagonisti Tony Servillo e Fabrizio Bentivoglio, che è ispirato liberamente a una novella di Schnitzler, importante, che racconta il confronto amoroso e non solo, insomma, fra il vecchio Casanova con un giovane rivale. È una storia che riguarda tutti noi, che ha a che fare evidentemente con l'accettazione dello scorrere del passare del tempo, ed è una storia che però tu avevi in mente da tanto tempo, no? Sì, è vero, è dal tempo che facevo teatro che mi piaceva questa idea di un del confronto di un giovane, di un vecchio seduttore con un giovane seduttore che prenderà il suo posto. E ho pensato, vabbè, ma è anche tutto sommato un regista come un attore, è anche lui un seduttore, deve sedurre il pubblico. Allora ho pensato, beh, raddoppiamo i doppi, e prendiamo un regista che deve mettere in scena il film su Casanova, e pian piano si identifica moltissimo nel personaggio di Casanova, ma soprattutto gli succede qualcosa di importante. Qualcuno ha detto che, l'hanno detto in tanti, qualcuno ha detto che la vita è quella cosa che succede quando sei occupato a fare altro, no? Di solito ce ne rendiamo conto quando è troppo tardi. Esattamente, ahimè. Esattamente. Il personaggio di Tony Servillo ha la fortuna che non a caso una donna gli apra una porta su questa possibilità di futuro. Quindi ci sono due duelli sostanzialmente in questo film. È vero. Quello fra Casanova e il suo rivale amoroso, innamorato della stessa donna giovane che Casanova vuole conquistare. Anzi, sono tre duelli. Uno è questo, uno è quello fra la vecchiaia e la giovinezza. Bravo. E il terzo duello è quello fra, come ha detto adesso Gabriele Salvatore, fra questa ulteriore storia parallela nel film, cioè quella del regista interpretato da Tony Servillo, che a sua volta duella con un altro giovane regista nel film e duella con Casanova. Insomma, quindi è un duello continuo, in cui lo scorrere del tempo inesorabile, e c'è chi tenta di uccidere la giovinezza. Certo, Casanova la sfida a duello. La sfida a duello, bravissimo. E i registi... Io conosco, guarda, ti dico una cosa, io sono molto amico di Paolo Sorrentino, quindi posso dirlo, ma quando l'ho conosciuto aveva fatto solo due film e ci hanno presentato, e lui mi dice: Gabriele, guarda, io sono, te lo devo dire, sono emozionato perché io sono cresciuto con i tuoi film. Ho detto: ma vattene, è così.
Eh sì, perché nel film c'è appunto Tony Servillo che interpreta questo regista Bernardi che duella a sua volta, mi dicevo, con un giovane promettente regista che si chiama Marino. Allora io direi, vediamo una scena da Il ritorno di Casanova, è il momento in cui torna appunto a casa Casanova dopo un lungo soggiorno francese, e il regista Leo Bernardi, appunto Tony Servillo, che è il regista di questo film su Casanova, che invece dialoga col montatore del film, interpretato da Natalino Balasso. Prego. Attenzione, signore! La sua vettura mi ha quasi investito. Mi aspetto le sue scuse, signore. Giacomo. Giacomo! Ma sei tu, Olivo? Evidentemente eri nascosto tra i rovi di questo mio povero cervello, ma fatti guardare. Sei un'altra persona da quando ti vidi al tuo matrimonio. Ma come vedi, sono cambiato anch'io. Ora sono solo un uomo impolverato. Vieni, ho dell'acqua fresca in carrozza. Senza dare a Casanova la possibilità di rifiutare, Olivo lo invitò a passare qualche giorno nella sua villa, invece che nell'umile locanda dove alloggiava. Come va? Ma, insomma. Ho visto un'intervista a questo giovane regista, come si chiama? Lorenzo Marino. Dice che ha fatto un film libero. Che cazzo significa? Pare che va pure lui a Venezia. Ed è solo il secondo film, ma i critici lo adorano. Cosa? No, dico, non ti infastidisce? Chi? Sto Marino, così pieno di energia. I giovani corrono. Sì, sono due considerazioni che ti proporrei. Il primo è che l'altro tema che percorre il film è l'invidia. Sì, molto, molto. Eh sì, c'è l'invidia della giovinezza, c'è una battuta che dice alla fine Servillo, molto cattiva, che non condivido, ma che però ogni tanto... Però l'hai scritta. Sì, esatto, che dice, parlando del regista, dice sì, è bravo, sì, che vince, il regista giovane dice sì, è bravo, ma sempre una testa di rimane perché ha 30 anni. Certo, esatto. Gli fa colpa dell'età. L'invidia della sua giovinezza, che invece ovviamente è augurabile che, ma non lo dico per essere politicamente corretto, lo credo davvero, che i giovani prendano il posto di quelli che hanno già fatto quello che dovevano tanto fare. È gioco forza. È normale. Senti, ma tu hai rapporto con l'invidia com'è? L'hai mai subita? Immagino di sì, dopo l'Oscar penso che non sia stato... l'ha subita, sì. Sì. Ci sono stati molti cambiamenti nella mia vita dopo l'Oscar, perché uno pensa che ti danno l'Oscar e diventi più bravo, in realtà non è vero, rimani uguale a prima, il giorno certo. Prima non è che è un microchip, quindi si aspettano molto di più, eccetera. E poi soprattutto come critici, giornalisti, dice, vabbè, è troppo facile parlare di uno che ha vinto l'Oscar, parliamo di altro, e quindi di un po' di invidia l'ho avuta. Poi una volta ci aveva accennato Gabriele Salvatore, proprio in questa trasmissione, che quando vinse l'Oscar la statuetta non viene consegnata in una scatola. No. E tu sei dovuto andare in bagno subito dopo, sì, anche per l'emozione, no? Capita. E nel bagno, anche quando ero più giovane mi succedeva. Ecco, sì. E in bagno hai incontrato il tuo sfidante, perché in quell'anno concorreva Lanterne Rosse, no? Bellissimo film, peraltro, e c'era Zhang Yu, no? Zhang Yu, sì, che era appoggiato... E quindi eravate insieme in bagno e lui ti ha visto con l'Oscar e si è messo a piangere? No, non esattamente, lui stava piangendo, per lui era molto importante vincere un Oscar, per tutti, ma per lui dal punto di vista politico anche, cioè. Gli avrebbe aperto... delle strade che erano difficili da percorrere in Cina allora. Lo vedo appoggiato al muro che piangeva e allora mi sono avvicinato e gli ho detto guardi, ma dimenticandomi completamente di avere l'Oscar.
e gli ho detto, guardi, il suo film è molto più bello, con l'Oscar qui, è molto più bello del suo. E lui mi ha guardato e ha detto qualcosa in cinese che non ho capito. Ed è meglio così. Ho intuito bene. Allora, l'altra cosa che volevo dire della scena che abbiamo visto la dico dopo, perché adesso vorrei mostrare una seconda scena del film, perché come ha detto prima Gabriele Salvatores, arriva poi una donna, una giovane donna, anche qui c'è un altro parallelismo e se vogliamo un duello fra Casanova e il regista Leo Bernardi, perché sia Casanova che vuole nella sua vicenda conquistare una donna giovane sottraendola al suo legittimo in realtà amoroso, così in questo, nel presente Leo Bernardi invece si innamora di una ragazza molto 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 più giovane di lui e che e questa è l'altra vicenda. Ecco, l'unica cosa che sfugge al tempo è l'innamoramento. Sì. Quello arriva. Sì, è vero, è bello quello che dici. Sì, è vero, cioè le cose più immateriali, noi siamo molto legati, no, al possesso delle cose, ma poi in realtà quello che ti mantiene vivo sono cose immateriali e fantastiche come l'amore. E che scombina lo scorrere del tempo, no? Assolutamente. Perché poi ti fa sentire magari un ragazzino anche appunto in età, sì, avanzata o viceversa. Allora, guardiamo quindi il momento dell'incontro fra Leo Bernardi e Silvia, appunto nel momento in cui ballano insieme. Prego. Riesci a capire? Perfettamente. Tu non vuoi un figlio con me ed io non perdo tempo con te. Ma adesso fammi ballare, regista. Ballare? Come ballare? Tanta vita davanti e tutto il tempo per innamorarmi di noi. Servillo ti ha detto nel ringraziarti, grazie Gabriele perché mi hai fatto finalmente fare una persona e non un personaggio. Ah, sei informato, è vero, eh? Me l'ha detto. È vero. Sono molto contento di questa cosa che mi ha detto, perché è la prima volta che lavorate insieme, però. È la prima volta che lavoriamo insieme, esatto. Mentre con Fabrizio Bentivoglio ne abbiamo fatti tanti di film, è stato un po' il tuo alter ego, lui. È un po' stato un po' il mio alter ego, adesso ne ho trovato un altro, che è oltretutto un amico, guarda come viene simpatico. Tony, ciao! Ciao! No, volevo dire, proporti un argomento che insomma è interessante. Ecco, guardiamo pure questa foto che il nostro Cristiano Dalisera ci mostra, no? Sullo schermo. Che bello. Come vedete, tutto quello che riguarda Casanova, il film, quindi il film che il regista Leo Bernardi sta girando, è a colori. La vita reale invece è quella del regista, è in bianco e nero. E su questo c'è un contrasto evidente e si può dire molto, perché insomma è come dire che la vita è in bianco e nero e che invece il cinema è a colori, ciò che è immaginato è a colori, lo diceva anche Fellini, no? Che la realtà è deludente. La realtà è deludente. Sì, sì. Tu sei della stessa scuola, dunque. Guarda, per tanto tempo lo sono stato. Anche Hitchcock diceva, per voi è solo un film, per me è la vita intera. Groucho Marx, più divertente, dice, non mi piace leggere, preferisco leggere e vedere un film piuttosto che vivere, perché la vita non ha una trama. Ed è vero, il problema vero è quello. E quindi tu come per ti tanto collochi? Tempo l'ho pensato. Adesso comincio a pensare, cioè la domanda è più importante, il cinema o la vita, forse è una domanda un po' peregrina, però... Beh, però tu l'hai addirittura evidenziato col colore, sì, con la scelta, sì, cromatica. Sì, questo è proprio fatto apposta. Beh, è un po' come la vede Tony Servillo, no? Il regista interpretato da Tony Servillo, per lui la realtà è in bianco e nero. Sì, sì, però questa volta
seppure il film evidentemente non è autobiografico, ma evidentemente no. Il sentimento che tu hai attribuito a, è anche mio, certo, lo scorrere del tempo, insomma, di tutti noi che abbiamo la fortuna, no, dico di invecchiare un po', ecco, perché sì. L'alternativa è sempre peggiore. Assolutamente, come diceva il giornalista, l'alternativa è morire giovani. Appunto, quindi, appunto è meglio. No, il discorso è che il cinema può diventare una comfort zone, no? Sto usando la parola inglese, scusate. 100.000. Ecco, esatto. Vabbè, allora... I soldi vanno e vengono. E comunque una zona in cui ti ripari e ti rifugi, e a volte può diventare pericoloso perché la vita invece va avanti, a volte si volta, ti dice Marameo. Senti, un'ultima scena volevo mostrare prima di salutarti, da Il ritorno di Casanova, che è al cinema proprio in questi giorni, è uscito giovedì scorso, perché c'è anche una divertente goffaggine del protagonista di Leo Bernardi, cioè di Tony Servillo, molto comprensibilmente si trova a disagio con la tecnologia, sì. Seppure in realtà lui ami circondarsene, le persone più sagge rinunciano per evitare di trovarsi in quelle circostanze. Assolutamente. Allora io volevo mostrare una scena nella quale appunto la sua casa totalmente tecnologica gli si ribella. La mostriamo, prego. Bentornato a casa, Leo. Bentornato a casa, Leo. Succede? A casa si ribella la malinconia. Succede, sai? È già successo a Chicago, me l'ha detto il tecnico. Sei tornato a casa, Leo. Sei tornato a casa, Leo. Domotica. Qui c'è. Grazie. Beh, anche questo ha molto a che fare con la storia, no? Qui c'è qualcosa anche di autobiografico, te lo devo dire, perché la casa che ho preso 3-4 anni fa era domotica. Prima che io sostituissi tutte le cose con i vecchi interruttori che so come fare, si spinge e si accende. E poi la nostra vita, appunto, non, per quanto ci piacerebbe, non può essere regolata da un computer. Capitano delle cose proprio improvvise. Che danno il senso di quello che siamo. Il ritorno di Casanova al cinema, l'ultimo film di Gabriele Salvatores. Grazie. Grazie davvero.